Oggi a Piazza Verdi a Palermo si è celebrata la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Di fronte al Teatro Massimo, uomini e mezzi dei corpi armati dello Stato. Tanti gli stand per spiegare ai visitatori le peculiarità delle diverse specialità. Celebrare le Forze Armate in un momento come questo vuol dire riflettere innanzitutto su cosa vuol dire la pace, prima di tutto, che è un valore che abbiamo dato per troppo tempo come scontato e che i fatti di questi ultimi anni dimostrano come scontato non è. Vuol dire ricordarci che le donne e gli uomini che indossano una divisa sono al servizio del paese, sono pronti a difendere questo paese e a sacrificarsi per esso e per la gente che ci vive. E ci ricorda anche che la libertà non è scontata, bisogna essere anche pronti a difenderla. E credo che le Forze Armate sono qui per questo, sono le Forze Armate di un paese democratico, repubblicano, un paese che conosce, perché l'ha provato sulla propria pelle, il significato della guerra, delle divisioni, e loro sono qui per noi tutti. Forze Armate che nel corso degli anni, nelle operazioni sia interne ma soprattutto anche quelle internazionali di pace, hanno offerto un sacrificio di vite umane per la sicurezza internazionale, per la sicurezza della nostra nazione. È una giornata importante per l'unità nazionale, quindi festeggiare tutti insieme noi Forze Armate e i cittadini in questa splendida cornice è davvero un onore per noi che serviamo il paese e poi riusciamo così a unirci alla popolazione. Significativo il momento in cui i bambini della scuola Bonfio Colozza di Palermo hanno ricevuto un tricolore dall'arma dei carabinieri. Ma cosa ne sanno i ragazzi oggi di tricolore? Diciamo che è un giorno in cui dobbiamo fare sicuramente ritornare, rivedere, rivivere dei sentimenti, perché le emozioni che ci dovrebbero ogni giorno far sentire questo amore per la patria, ma non solo per il tricolore, per chi? Per quel tricolore ha sacrificato la propria vita.